In questo video voglio farti ascoltare un microfono che ho comprato su Amazon a 5,99 euro. Sì, hai capito bene, 5,99 euro, per farti ascoltare, per dimostrarti come puoi iniziare a far podcast anche spendendo pochissimo. Eccoci, allora, come ti raccontavo nell'introduzione, ho comprato un microfono su Amazon a 5,99 euro, ok? Il microfono è qui. La busta è ancora chiusa, ok? Quindi voglio fare questo test insieme a te. Se stai vedendo questo video, vuol dire che ho ritenuto decente il suono che viene da questo microfono, perché essendo un esperimento magari il risultato è così disastroso che non ti farò vedere il video. Quindi se stai vedendo questo video, ti assicuro che quello che ascolterai tra poco è un risultato decente. Ok, proviamo ad aprire. Ovviamente l'ho comprato io con i miei soldi, quindi il microfono in questione è questo. Un Trust Primo si chiama. Proviamo a aprirlo. Servono le forbici? Aspetta, che ce l'ho qui sotto. Ok, allora. Lo so, questo non è un video di solo unboxing, perché voglio... Madonna, io odio questi cosi, li odio. Quando mettono queste plastiche... C'è un microfono a 5,99 euro. Vale più la plastica che c'è intorno che... Ecco, l'ho devastato così, se non funziona lo devo restituire. Maledetta plastica. Allora, eccomi. One hour later. Vediamo che cosa c'è in questa confezione. Allora, sempre a proposito di plastica. Questo è il microfono che va montato. Ora leggerò le istruzioni e lo monterò sperando di non devastarlo, ma credo sia abbastanza semplice da montare, anche senza leggere le istruzioni. Tu sei una persona che legge le istruzioni? Io cerco di leggerle, perché spesso ci sono delle funzioni nascoste, o comunque ci sono delle cose che, se non leggi le istruzioni, è veramente difficilissimo da capire. Ok, credo di averlo montato. Allora, che cosa c'è nella confezione? C'è questo microfono, ovviamente, con un cavo TRS, ok, quindi un cavo per entrare nel computer, e c'è questo qui, per aggiungere anche le cuffie. Quindi questo si aggancia qui, questo qui va al computer o alla scheda audio, ma dopo testiamo tutto, e qui hai la possibilità di ascoltare con le cuffie. Quindi anche interessante, no? Come un po' i microfoni USB, che hanno anche la possibilità di inserire le cuffie. Non tutti, per carità, però la maggior parte sì. Allora, addirittura le istruzioni... Ah no, c'è anche Windows 10, Windows 7, 8, Windows 10, chissà se sul Mac funziona. Ma immagino di sì, perché voglio dire, è un microfono da tavolo ad alta sensibilità su supporto. Va bene. Allora, non voglio tirarla per le lunghe. Ah, c'è anche questo da appendere. Che figo questo. Puoi attaccare il microfono e c'ha un adesivo, quindi lo puoi attaccare... sulla scrivania per tenerlo fisso, oppure lo puoi attaccare dove ti pare. Comunque, allora, non voglio perdere altro tempo. Voglio farti ascoltare questo microfono per farti sentire come suona. Ora io lo farò insieme a te. Faremo due test. Il primo test è col computer, quindi lo inserirò direttamente nel computer e registreremo dentro Reaper. Il secondo test, se riesco, è di farlo entrare nella mia scheda audio, nella SSL2, per sentire come suona, ok? Iniziamo questo test. Adesso stai sentendo la mia voce dentro questo affarino. mi fa strano, sembra che siamo tornati negli anni, fine anni 80, anni 90, non lo so di che anno è questo coso. Allora, la cosa positiva è che ha il cavo di 1,80 m, quasi 2 metri di cavo, quindi comodissimo. È regolabile, quindi il braccino, perdonami se non lo muovo, ma se inizio a muovere
il braccino è la fine per le tue orecchie. Allora, io sto entrando direttamente, mi fa ridere tantissimo questa cosa, ma è un test serio questo. Sto entrando direttamente con questo microfonino Trust Primo dentro la mia SSL2 e sto andando dentro Reaper. Poi dopo faremo il test utilizzando questo microfono direttamente dentro il computer, quindi col cavetto dentro il computer. Volevo fare entrambi i test. Allora, quello che arriva a me in cuffia è un suono decente. Ovviamente nella parte introduttiva di questo video mi hai sentito col microfono Octava MK01201, che è un microfono da 300 euro, che entrava nell'SSL2, eccetera, eccetera. Adesso stai sentendo un suono pulito di questo microfono. Un microfono che ho più o meno a 4 dita di distanza, ce l'ho non davanti alla bocca, ma ce l'ho di lato, fuori asse, quindi non dovrebbero esserci troppe plosive. Ovviamente potrei anche, chissà se lo trovo, mettergli anche una spugna. Devo vedere se dopo le riesco a trovare, perché ovviamente dalla confezione non è uscita, ma di queste dimensioni qua ci sono. Vedo se la trovo dopo, perché c'ho un cassetto con 8000 spugne per microfoni, quindi probabilmente una adatta a questo c'è. Non ne sono sicuro, ma probabilmente c'è. Allora, che dirti? È un microfono, boh, che microfono è? Non ne ho idea. Ma veramente ci importa poco, nel senso che costando 5,99 euro, che ce ne frega di che microfono è, ok? Senti il suono, questo è il suono pulito. Nel caso in cui dovessi provare ad equalizzarlo, comprimerlo, eccetera, ti metto in descrizione la dicitura in modo che tu sappia che stai ascoltando il suono pulito o il suono editato, ok? Quindi non farti problemi, sul video in sovrimpressione trovi tutte le scritte. Allora, come ti sembra questo suono? Per quello che arriva a me in cuffia adesso, poi dopo magari in fase di montaggio del video avrò un'opinione diversa, però quello che mi arriva adesso in cuffia è un suono assolutamente decente. E ti dico la verità, mi ha molto sorpreso. Ora tu potresti dire, vabbè Ale, ma tu stai usando l'SSL2, grazie, che suona bene. Ok, potrebbe essere, anche se il suono in partenza, se fa schifo, viene reso ancora più schifoso dall'SSL2, no? Perché essendo una scheda audio con dei buoni preamplificatori, cristallini, eccetera, eccetera, riproduce fedelmente quello che entra. Quindi se il suono fa schifo, viene riprodotto in maniera perfetta, ma sempre schifoso è. Ok? Quindi non è proprio verissimo che questa scheda migliora il suono, o la scheda in generale migliora il suono. Però io lo trovo assolutamente sorprendente. Davvero sorprendente. Innanzitutto mi aspettavo ronzii o rumori di fondo alti, e in cuffia non ne sento. Mi aspettavo non un suono così, ma un suono molto più sottile, non so come raccontartelo. E invece questo mi ha sorpreso. Boh, tutto merito dell'SSL2? Bah, scopriamolo adesso, perché in questo momento io stacco tutti i cavi, eccetera, eccetera, e attacco questo microfonino qua direttamente sul computer, e a quel punto devo utilizzare questo per ascoltare, perché sennò non ho c'ho le cuffie direttamente lì. Sì, ok, arrivo subito, resta lì. Ok, allora ho montato questo microfono al mio computer usando appunto il cavetto che ti ho fatto vedere prima, ma non riesco ad ascoltarmi in cuffia, per cui le toglierò. Purtroppo non riesco, non lo so, sarà una questione di impedenza, ti dico la verità, non ci ho perso neanche troppo tempo a capirlo, perché tutto sommato va bene lo stesso, insomma mi interessa poco. Come ho fatto prima ad attaccare il microfono che ha un TRS alla scheda audio? Usando uno di questi adattatori che entrano mini jack, quindi TRS, e escono XLR. Ti metto il link in descrizione. C'è questo che non ha la 48 volt e c'è l'altra versione, sempre della Rode, sono entrambi della Rode, che ha la 48 volt. Ti consiglio di non comprare quelli super 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 economici, perché perché un po' di qualità serve in questa conversione, ok? Soprattutto l'altra dove passa la 48 volt, insomma, non comprare quelli super economici, perché potresti buttarli, ok?
Benissimo, quindi ti ho raccontato perché sicuramente sarebbe stata una tua domanda. Come hai fatto ad attaccare un cavetto TRS dentro la scheda audio che ha il combo jack XLR con questo? Avrei potuto anche usare un adattatore jack, però preferito usare questo. Ok, chiarito questo. In questo momento non sto sentendo come suona questo microfono, quindi è un blind test anche per me perché non so assolutamente come sta suonando. Lo scoprirò dopo. E spero di non dover rifare il video perché è venuto male. Sto guardando l'indicatore del gain e tutto sommato ha un gain assolutamente accettabile. Poi come suona? Non lo so. E allora, in questo momento sto entrando con questo microfono, col cavo TRS, dentro il MacBook. Quindi senza nessuna scheda audio, ok? Quindi io lo sto usando sul mio Mac, ma tu puoi usarlo sul tuo PC, su qualunque tipo di computer portatile o fisso che sia. Non ho tempo di provare anche se sul registratore digitale lo zoom P4 funziona, il Podtrack P4, ma sicuramente se funziona qui, funziona dappertutto, ok? Quindi questo qui lo puoi mettere dovunque, ok? Che dirti? Come ti sembra il suono? Si sente questa grossa differenza tra prima passando nell'SSL2 e adesso passando direttamente attraverso il computer? Io non te lo so dire in questo momento perché purtroppo come stai sentendo non sento, come stai vedendo non sento, ok, però lo vedrò dopo e quindi nella conclusione del video ti racconterò. Che dici? Può essere un microfono utilizzabile per far podcast a 5,99 €? Considera che ne puoi comprare, dipende dagli ingressi della tua scheda audio, ma ne puoi comprare due e registrare in podcast con due persone, puoi comprare quattro se hai una scheda audio da quattro ingressi, insomma spendendo niente. Puoi tranquillamente registrare il tuo podcast. Certo, non è la qualità più incredibile del mondo, ma stai spendendo 5,99 €, ok? Quindi secondo me va assolutamente rapportata. Anche questo video voleva dimostrare come non c'è bisogno di investire miliardi di dollari in strumentazione, non c'è bisogno, perché se sei bravo, se riesci a parlare con un volume costante, se possiedi una buona tecnica microfonica e quindi sai come posizionare il microfono, se hai una voce allenata, puoi parlare anche in un microfono di 5,99 € e suonerà bene. Quindi quando mi dite, Ale, ma come mi consigli un microfono, bla bla bla. Sì, io te lo consiglio perché figurati, mi fa piacere. Ma devi allenarti. Spesso tantissimi di voi, non voglio generalizzare, ma tantissimi, vogliono saltare la fase di allenamento, vogliono saltare la fase di dove imparare le tecniche microfoniche, vogliono saltare la fase dove allenare la voce, vogliono saltare la fase dove avere una corretta un corretto modo di parlare nel microfono. Vogliono saltare tutte queste fasi e passare direttamente al microfono pensando che il microfono ci faccia suonare come il più grande voice over artist del mondo. Non funziona così. Ok? Non funziona così. Soprattutto poi c'è tutto il discorso del trattamento acustico, ma questo è un altro film, come dice un mio amico. Quindi adesso chiudiamo questo video, andiamo alle conclusioni. Riascolto questo ovviamente sperando che sia venuta bene la registrazione e arriviamo alle conclusioni. Ok? Tu ovviamente qualsiasi tipo di domanda scrivi nei commenti di questo video. Allora, eccoci tornati di nuovo col mio setup, diciamo standard, che prevede l'Octava MK01201 con l'SSL2. Sto registrando in Reaper, ho rimesso il computer a posto. Allora, che dirti? Ho sentito al volo, ti dico la verità, non ho prestato troppa attenzione, ho sentito semplicemente che si sentiva bene. Quindi poi in fase di montaggio del video farò tutti gli accorgimenti del caso, però sono rimasto veramente sorpreso. Veramente sorpreso di come un microfono di 5,99 €, certo non è bellissimo, ma chi se ne frega? Quante volte ci siamo detti che è la sostanza che conta, non è la forma? Un microfono del genere possa assolutamente essere adatto per... te l'ho fatto vedere, è vero che è regolabile, quindi puoi inclinarlo in tutti i modi possibili e immaginabili. Quindi questo microfono può essere un microfono adatto per fare podcast? Assolutamente sì. Assolutamente sì. Non hai neanche bisogno della scheda audio. Questo è un nuovo livello. Non è né USB né XLR, ma è mini jack. Quindi puoi anche non avere una scheda audio. Puoi avere una scheda audio super economica. Puoi fare quello che ti pare. Questo microfono, 5,99 € suona bene. Ok?
in proporzione al costo, ovviamente, non mi fraintendere, non è che ti dico questo è migliore del Neumann o di qualsiasi altro microfono, ci mancherebbe. 5,99€, ok? Bene, allora siamo arrivati alla conclusione di questo video, spero che tu abbia compreso quello che volevo dimostrarti con questo video. Ormai è una mia battaglia, quella di evitare di farti comprare cose super costose perché non ne vale la pena. Lo so che invece ci sono tantissimi canali qui su YouTube, ma non solo, dove ti consiglio di comprare qualsiasi schifezza esista o qualsiasi prodotto super costoso esista. Secondo me non funziona in questo modo. Io voglio che tu ascolti i miei video, cioè ti fai la tua idea, perché allora io questo l'ho comprato, 5,99€, l'ho comprato, me lo tengo e sinceramente lo utilizzerò per fare, per farci qualcosa sicuramente, perché veramente, cioè un applauso al signor Trust che è riuscito a fare questa cosa con vendendolo al pubblico a 5,99€, quindi se lo vende 5,99€, sai a lui quanto costa questo? Niente, incredibile, come i costi di produzione per avere un livello qualitativo così siano vicini allo zero. Va bene, basta, mi sono dilungato fin troppo, se hai domande, dubbi, curiosità non esitare a commentare questo video e noi ci vediamo, come al solito, ogni settimana per un nuovo video. Grazie, ciao!